Quando si parla di giochi da tavolo, spesso pensiamo a grandi classici come Risiko e Monopoli. Ma esiste un mondo di board game d'autore, magari meno famosi, dall'indubbio valore artistico. E dopo aver scoperto che su alcune scatole c'erano dei nomi ben precisi, Paolo Mori, 38 anni, impiegato all'Università di Parma, decide di mettersi in gioco e diventare un game designer. Nel 2013 vince diversi premi con Augustus, dopo aver pubblicato molti altri titoli, mentre quest'anno è uscita la sua ultima creazione, Insoliti Sospetti. Vi spiego Insoliti Sospetti, che è un giochino molto semplice perché è un giochino fatto di un'idea di base che è rifare indovina chi, però senza cose sull'aspetto, domande sull'aspetto, ma si chiedono le abitudini dei personaggi. Una persona si mette il cappellino e sarà il testimone, ok? Girerà una carta che gli dice, che guarda solo lui, che dice che personaggio deve fare indovinare agli altri compagni di squadra, agli altri giocatori. Allora, gli altri giocatori cosa fanno banalmente? Devono girare delle carte da questo mazzetto, che sono delle domande, che però non sono delle domande, come dicevo, sull'aspetto fisico, ma sono delle domande sulle abitudini di queste persone. Potremmo domandarci, per esempio, se una persona fa o meno l'albero di Natale. Una risposta precisa ovviamente non esiste, ma il testimone, basandosi semplicemente sull'apparenza di una persona, dovrà cercare di restringere il campo. Ad esempio, questa persona secondo voi ascolta musica metal? Io dico che questa persona potrebbe ascoltare musica metal, dico di sì. Quando non ci si sente più sicuri sugli indizi, allora si gira un'altra domanda. Ad esempio, è appassionato di fantascienza? Questa persona, secondo me, non è appassionata di fantascienza. Quindi dico no. Allora a questo punto eliminiamo le persone che secondo noi sono appassionate di fantascienza. È un gioco che si presta a stereotipi, pregiudizi, sessismi. Il gioco finisce in due modi: o quando si arriva al colpevole, e allora i giocatori hanno vinto, oppure quando si elimina il colpevole, e allora i giocatori hanno perso. Fine del gioco.